Vi faccio vedere, sono della Calbusera e sono i buoni così, senza zuccheri aggiunti. Questi sono divisi in monoporzioni all'interno, ecco 6 monoporzioni all'interno di ogni pacchetto, e io personalmente li trovo buonissimi, veramente. Ovviamente questi, ma in realtà neanche troppo, diciamo che è simile il nome alla confezione, sono questi qua, cioè i buoni così, senza zuccheri aggiunti. Questi sono diversi, vedete proprio la foto, l'immagine è diversa, questi sono senza zuccheri aggiunti e questi sono, oddio, sono tutti e due senza zuccheri. Di questi due tipi di biscotti io lo trovo veramente ottimo, cioè a me piacciono tantissimo a livello di gusto. Tra i biscotti light, tra virgolette, quindi togliendo gocciole, pan di stelle, tutta sta roba qui, sono tra i miei preferiti in assoluto. Li trovo veramente, ma veramente veramente buoni. Sono semplici perché non c'è né cioccolato né gocce né niente, però sono proprio buoni. L'impasto è ottimo, quindi ve li straconsiglio. Poi ci sono questi qua che avete visto in un video spesa, che sono, erano i novellini comprati alla Lidl, pagati niente. Io li ho amati questi, cioè proprio amati alla follia. Mi sono piaciuti tantissimo. Da 8 biscotti l'una, sì, 6 monoporzioni da 8 biscotti l'una. Sono biscotti semplici, infatti dicono da prima colazione, però io vi giuro, anche quelli in pasto, molto 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 buono, me ne sarei mangiata tantissimi. Questi tre tipi che vi ho mostrato sono tutti biscotti stra semplici, infatti non hanno appunto gocce, nocciola, granelle, niente. L'impasto mi è piaciuto veramente tanto, non è sempre così, alcuni impasti non sanno un po' di niente.
soprattutto quando i biscotti sono così semplici. Ed è il motivo per cui ho adorato questi biscotti, perché sono biscotti semplici ma buoni. Poi ritorniamo alla Galbusera, perché in pratica io amo i biscotti della Galbusera, quindi me ne sentirete parlare da qui all'infinito. Ci sono questi qua, la confezione l'ho un po' disintegrata, però sono magretti. Riuscite a vederli almeno nell'immagine qui? Anche questi divisi in 6 porzioni. Questi sono al cioccolato e con gocce di cioccolato, tutte e due cose. Però sono leggeri, cioè rispetto agli altri, nonostante questi siano al cioccolato e quelli no, sono comunque più leggeri questi, proprio a livello di quando li mangiate, sono più leggeri questi rispetto che gli altri, e anche a livello di valori nutrizionali mi sa che siano un po' più leggeri. E non so che dirvi, io sono innamorata, i magretti li mangio da anni ormai e sono sensazionali. Io non, cioè, veramente la Galbusera a livello di biscotti light, sempre per quanto può essere light un biscotto, secondo me è il massimo in assoluto, cioè almeno nella mia esperienza personale mi piacciono molto, è semplicemente gusto. E appunto i magretti ormai li compro da 2-3 anni e non mi stancano mai, perché poi sono biscotti al cioccolato e con gocce di cioccolato, quindi sembrano anche una cosa pesante. Invece non lo sono per niente. O meglio, sì, sono sempre biscotti. Non sono, cioè, non è mangiarsi una carota, una mela. Però per il fatto di essere biscotti, davvero strapromossi, strapprovati. Gli ultimi biscotti che vi faccio vedere, in realtà non li ho finiti. Li ho comprati oggi, sono nuovi, però li ho ricomprati, quindi li conosco già. E sono sempre grano saraceno e gocce di cioccolato. Io parto sempre con i pregiudizi sulle cose ai cereali o integrali, ma questi biscotti sono una droga, sono sensazionali. Sono sempre 6 monoporzioni, però da 4 biscotti l'una, non da 8 come le altre. E però sono molto doppi come biscotti, dall'immagine abbiamo un buco al centro, sono molto spessi, motivo per cui sono più pesanti e riempiono lo stesso nonostante siano solo 4 biscotti. Lo dico perché la prima volta che li ho aperti ci sono rimasto male che erano 4 nel pacchetto. No, non c'è molto da rimanerci male, però causano dipendenza, vi avviso. Infatti sono felicissimo di averli ricomprati. Il gusto è buonissimo, molto saporito, molto dolce. Però appunto c'è il cioccolato, ma non è troppo forte, ma sono la vita, sinceramente sensazionali, buonissimi, straconsigliati. E questi sono i biscotti che avevo da mostrarvi questa volta. La prossima volta che avrò tanti pacchetti di nuovo di biscotti finiti ve li mostrerò. Spero passi un po' di mesi, un po' di settimane, e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia rilassato, che possiate prendere spunto, perché io sono sempre un po' scettica davanti ai biscotti light, perché spesso mi dicono, cioè mi dico, magari non sanno di niente, non sono buoni, non ha senso, tanto vale che mi compro le gocciole che sono più buone. Io vi sto dando il mio onesto parere riguardo questi biscotti e biscotti non light.
sorseggiare.